Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti anche nel nuovo video. Ho iniziato nuove serie manga. Questo video, questa tipologia di video è stata stoppata mesi fa, me ne rendo conto, ma non ci stavo più dietro. Oggi per fare un riassunto quindi di alcune serie che ho iniziato ultimamente, ne ho raccolte alcune e vi dirò le mie impressioni. Prima di iniziare, in primis, se volete supportare il canale, c'è scritto tutto nell'info box, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche se volete aiutarmi a crescere. E inoltre vi dico già che tutte queste serie, a mio avviso, sono state promosse, quindi non vi dirò che ve le consiglio perché ve le consiglio tutte. Chi più o chi meno, comunque alcune hanno dei difetti, alcune no, alcune sì, ma che vi dirò quindi quando vi esporrò i miei pareri. Inizio subito dalla serie che abbiamo portato anche nel Girls Talk Comics, che vi lascio qua nelle schede o comunque lo trovate, trovate il canale YouTube dove io e Maria Stefani facciamo delle letture mese per mese. Ne approfitto per dirvi che per il mese corrente, quindi per il mese di gennaio, leggeremo La Luna e l'Acciaio, poi faremo la diretta come al solito sul canale YouTube che vi linko. Vi dicevo, vi parlo di Don't Call It Mystery di Yumi Tamura. Yumi Tamura è la prima volta che arriva in Italia, è una artista molto conosciuta con la serie in Giappone, con la serie Basara o Basara. Correggetemi se sbaglio, ma in Italia è arrivato appunto con Don't Call It Mystery, che è una serie molto lunga, ancora in corso in Giappone, ed è una serie che parla appunto di misteri, quindi di gialli. Diciamo che il nostro protagonista è la signora in giallo, ecco, lo vogliamo riassumere un po' così. Totono è uno studente universitario che si ritrova in mezzo a un omicidio. Eh sì, perché praticamente viene indagato in primis per un omicidio di un altro studente e viene trattenuto all'interno di una stazione di polizia. Lui è un ragazzo che è ancora un studente universitario, se la gode sostanzialmente, non fa granché, viene spesato dai genitori, non ha un lavoretto, ha una casa per conto proprio, un appartamento per conto proprio, quindi se la prende comoda, studia e basta, tra virgolette, e basta. Ma ha parecchi doni, il dono dell'intelligenza e dell'intuizione. Infatti, da qui in poi lui risolverà molti casi misteriosi, sia di omicidi che di sparizioni o di rapimento. Quindi qui troveremo i vari episodi, principalmente qua nel primo volume sono due, di casi di giallo, dove in primis viene coinvolto lui e poi ci ritroveremo su un autobus dove è sempre coinvolto lui, ma in veste di ostaggio, ecco, diciamo così. Quello che non mi è piaciuto, vi dico subito, quello che non mi è piaciuto è il reparto grafico. Onestamente non è un reparto grafico che è nelle mie corde. Non so se farvi vedere delle tavole. È fatto con, diciamo, con la tavoletta grafica, si vede benissimo, però non è assolutamente nelle mie corde. È un tratto molto indurito appunto dalla tavoletta grafica che, se gestita in malo modo, risulta subito all'occhio del lettore. Per quanto riguarda la trama, io faccio riferimento a questo primo volume, diciamo che io non sono un'amante sfegatata di gialli, ma ho trovato un equilibrio in questo volume andando avanti. Il primo capitolo, la prima storia è stata molto pesante perché Totò non è un protagonista che si fa amare, anzi è molto saccente, si eleva malamente, insomma, ha i suoi difetti e li fa vedere tutti, cosa che ho apprezzato tanto anche nelle sue complessità. Mentre per quanto riguarda la prima storia è stata molto pesante da leggere, molto articolata, molto trascinata. Dalla seconda storia in poi tutto scivola tranquillamente, quindi l'ho apprezzato tantissimo, infatti ho acquistato gli altri volumi e
e lo porterò avanti per il momento, anche se fate conto che è una serie in corso. Non mi ricordo quanti sono, mi sembra 13 o 14 in corso in Giappone. A 6,90 € è edito J-Pop, ha una sovracopertina e nessuna pagina a colori, però devo dire che se vi piacciono i gialli è molto interessante, io ci darei un'occhiata. Se poi superate l'ostacolo oppure vi piace, per carità, del tratto andrete liscissimi. Qui sono nella mia comfort zone, infatti se questa rubrica andrà avanti in comfort zone perché non mi posso permettere di sgarrare con gli acquisti, e sono andata tranquilla con la Principessa Rock di Keitome, edito Goen. È un'edizione tra l'altro carinissima, a 6,50 €. Peccato che Goen sappiamo tutti che problemi abbia, tanti, tantissimi. Parlando invece della storia, è sul mio, qui si parla comunque di slice of life, oppure essendo un seinen. La protagonista è la ragazza con i capelli mossi, Mao, che è una ragazzina che va ancora al liceo e ha un padre molto giovane, un padre quarantenne, che è un musicista, vive suonando, e lei fin da bambina si appassiona alla chitarra e la suona, però la suona di nascosto dal padre, non vuole farsi sentire. Un giorno entra a scuola e trova questa bellissima ragazza dai capelli scuri che si chiama, lo dico subito, Yokiko. Yokiko che canta da sola e ha una voce veramente gradevole agli occhi e alle orecchie di Mao. Ma nel frattempo loro due cominciano a fare amicizia. Yokiko è la ragazza più odiata della sua classe in quanto bella. E quindi attrae molto le mire dei giovani ragazzi della scuola, e loro invece fanno amicizia. Scopriremo poi che Yukiko vive da sola, che ha molti problemi, e invece Mao, che da prima non era molto propensa a suonare in un gruppo, pian piano si sta sciogliendo. È uno slice of life, secondo me, molto leggero, molto tranquillo. Alla Keitome, cioè se vi piacciono quei slice of life che magari secondo voi non portano a niente, ma a mio avviso rilassano, sono ben scritti, disegnati in una maniera eccellente, secondo me sono dei disegni fantastici. Keitome ha la capacità di fare dei disegni che non lo so perché non viene valorizzata, ma è fantastica. La cosa è che adesso sfogliandolo mi ha incuriosito di Mao è che siccome ha i capelli mossi, loro dicono ricci, ma riccio è un'altra cosa evidentemente, ha i capelli mossi, li tende a nasconderseli perché lei vorrebbe stirarseli e il padre non vuole. È una lettura piacevole, divertente in alcuni casi, che ti fa riflettere in altri. Vedremo come proseguirà perché dovrebbero essere 3 volumi totali, ma ci sono anche dei prequel che non so quando usciranno, se usciranno, se uscirà l'ultimo volume. Comunque io ho acquistato anche il secondo. Keitome a me piace particolarmente, piace la sua cura nei dettagli. Ci sono alcuni dialoghi che avrei saltato, onestamente, che avrei proprio evitato, alcuni dialoghi un pochino forzati, ma è proprio sulla linea base dell'autrice. Veniamo poi a una novità, perché nel frattempo che sono stata assente è nata una nuova casa editrice, la Toshokan, e ha sfornato una serie di annunci strepitosi, tra cui uno che mi ha colpita particolarmente, che non volevo acquistare, ma che alla fine mi è stato regalato da Lidia, che saluto, ringrazio e mando un bacio enorme, e sto parlando dell'Amo nella CIE. Se ben ricordate, tantissimi anni fa io acquistai questo volume, che si chiama appunto CIE la Mocciosa, che era una serie appunto dove si indagava sul dialetto di Osaka. Questo è praticamente un volumetto con CD, dove si parlava appunto del dialetto di Osaka, scusate, di Osaka, e era presa d'ispirazione appunto Chie la Mocciosa. Qua si parlava di Haruki Aizumi, di quanto sia importante Chie la Mocciosa, qua è stata tradotta l'Amo nella CIE, di quanto sia complesso il dialetto di Osaka e comunque che sia importante, ma, riconoscerlo.
Ovviamente questo è un volume per chi magari già conosce il giapponese base. Io lo comprai all'epoca perché curiosa, perché questo volumetto costava comunque 8,90 euro e mi ha incuriosito la copertina. E tra l'altro è un volumetto a cura di Paolo La Marca, che saluto. È un volumetto carino e soprattutto all'inizio c'è la descrizione appunto di Cie. Del fatto che comunque abbia vinto il premio Shogakukan nella categoria manga, e quindi è una serie molto importante. Non l'avrei mai detto perché qua c'era scritto il volume della serie e non avrei mai detto, pensato che venisse pubblicato in Italia, ma in realtà ci ho pensato Toshokan. Che non so se porterà a termine, spero di sì, ma che ci porta appunto la Monella Cie, preferivo Cie la mocciosa. All'interno del primo volume troveremo anche questo cartoncino che ci può, dove c'è Cie, ci può servire da segnalibro, ed è un'edizione veramente fantastica perché sotto la sovracoperta abbiamo praticamente un mini poster. Cioè, non so se ci rendiamo conto, è bellissima questa edizione, a parte che ha tantissime pagine, se non sono 300 poco ci manca. Quello che mi è stato riferito è anche a 7,91 euro. Quello che mi è stato riferito e anche io ho notato in alcuni momenti, pur non sapendo il giapponese ovviamente, è che i dialoghi sembravano un po' costruiti male. Ma questo è dovuto, secondo me, al fatto che è comunque tutto in dialetto di Osaka, e quindi questo fa sì che la traduzione sia un po' ostica, immagino, anche da far recepire, no? Certi giochi di parole, immagino così, però non sapendolo di preciso posso solo fare supposizioni. A parte tutto questo, la Monella Cie appunto parla di Cie, una bambina che gestisce il negozio del padre, in quanto il padre Tetsu è dedito a giocare i soldi, a stare tutto il giorno a girovagare, quindi al gioco, alle scazzottate. Insomma, il padre è un fannullone e Cie, insieme alla nonna e nonni paterni, cerca di tirare avanti questo negozio. Calcolate che Cie è una bambina delle elementari che si ritrova a gestire un negozio da solo, mentre la madre, perché la madre esiste, si è separata non ufficialmente ma temporaneamente da Tetsu, dal padre, e fa la sua vita da scapola, insomma, da sola, al suo lavoro, eccetera. Cerca di convincere Cie spesso ad andare a vivere da lei, ma lei non se la sente di lasciare il padre da solo. Insieme a Cie poi si aggiungerà Kotetsu, che è il gatto molto prepotente, e molto i gatti in questo volume, in questa serie, sono molto, passatemi il termine, cazzuti. Sono gatti belli possenti e prepotenti, lo troviamo anche in copertina. Lo stile di disegno è uno stile di disegno dell'epoca, quindi ha delle tavole molto strette. Certo che con questa non ha tantissimi dialoghi, però con questo formato ovviamente le vignette sono molto molto piccoline, e quindi tutto rimane piccolo, e per chi è un po' più vecchio come me è più difficile da leggere. All'inizio, devo dirvi la verità, questa è la storia di base, e poi è composto da mini episodi dove Tetsuo, Cie e tutto il circondario, i suoi compagni, i maestri, eccetera, fanno cose divertenti e meno divertenti. Calcolate che è una serie che va dal 78, parte dal 78 fino dal 97, quindi è una serie molto lunga che passa almeno tre epoche di cose, di cambiamenti diversi, sia della cultura che sia sociali, quindi contestualizziamolo. Però per quanto riguarda tutto il resto, la storia scorre bene per quanto mi riguarda. Alcuni passaggi sono un po' noiosi, altri li ho trovati molto spassosi. Diciamo che è una scala che sale e scende, non è stato liscio, non l'ho letto tutto d'un fiato, non si fa leggere tutto d'un fiato dal mio avviso, però quando ti prende lo porti fino alla fine. Non volevo iniziarlo perché comunque sono 67 volumi se verrà concluso,
Però mi è piaciuto talmente tanto che non posso che portarlo avanti. Almeno fino ad ora sono usciti i primi due volumi, poi vedremo cosa succederà andando avanti con i volumi e se la casa editrice farà uscire anche il terzo volume. Per il momento a me è piaciuto, ovviamente, come vi ho detto all'inizio, di Hetsumi Haruki, l'ho detto già, al prezzo di 7,90 euro. L'ultimo volume l'ho lasciato per ultimo perché nella fila era il più grande e sto parlando di Yasha di Hakimi Yoshida. Uno, vabbè, sono 6 volumi, sapete già, di Planet Manga, al prezzo proibitivo di 16 euro, ma sono 2 volumi in uno, con la stessa edizione di Banana Fish, quindi stessa proprio uguale, precisa, anche se Banana Fish costava 2 euro in più. Siamo già al quinto volume uscito poco fa, io intanto vi parlo di queste prime impressioni. Ho letto i primi 2 volumi, devo recuperare abbastanza. Qui ci troviamo in un'isola, c'è un bambino, 6, che vive con una madre, non sa perché non può uscire da quell'isola, lui è sempre vissuto in quell'isola, non sa che c'è un mondo fuori, fino a che non arrivano dei uomini e la sua vita cambierà per sempre. Lo ritroveremo da adulto, lo ritroveremo in un altro luogo e lo ritroveremo come scienziato. Yasha è una storia quindi sci-fi, thriller, drammatica, perché non mancheranno ovviamente morte, distruzione, quindi c'è di tutto. Quello che mi è piaciuto tantissimo di questa serie è che l'autrice riesce a creare un thriller che ti lascia senza fiato, ne succede uno dietro l'altra, i protagonisti, anche coloro che arrivano dopo, quindi coprotagonisti. Sono tutti interessantissimi e sono dei coprotagonisti a cui ti affezioni subito perché si lasciano, sono talmente caratterizzati bene nella loro particolarità, nel loro carattere, che ti affezioni subito. Il protagonista, sei scopre una cosa devastante sia per lui che ha un talento come scienziato per quello che gli è successo, che poi scopriremo, e trovo che tutto questo susseguirsi di eventi, le ambientazioni, l'azione rendono affascinante questa serie, la rendono unica. Questa serie ha vinto il Shogakukan Manga Award per la categoria Shoujo, quindi è una serie molto importante. Ed è una serie ben fatta, ma io vi faccio vedere alcune. Vabbè, il tratto di Hakimi Yoshida lo conosciamo tutti, è un tratto meraviglioso che io amo. Si conferma, va bene, questo è ancora più vecchio, diciamo, come titolo rispetto a Our Little Sister, ma si conferma un'autrice poliedrica, riesce ad affrontare tanti argomenti e diciamo che l'argomento dell'azione, il mistero del thriller, va alla grande. E non ha nulla da invidiare ai suoi colleghi maschi, devo dire la verità. Questa serie mi sta piacendo davvero tanto. Trovo tutto ben fatto. Ho l'unico appunto personale, perché a me personalmente ha annoiato, le parti all'interno del laboratorio le ho trovate molto molto pesanti da leggere, e speravo scorressero meglio in modo da arrivare all'azione, ma è un mio gusto personale. Intanto, se potete recuperare i volumi all'usato pure, vi fate un bel regalone di gennaio, ecco, diciamo così. E questi sono tutti i miei, ho iniziato nuove serie manga, quindi tutte le nuove serie iniziate, cioè una raccolta delle nuove serie iniziate, perché le altre o alcune delle altre le trovate nella mia top, non le ho inserite qui per non ripetermi ulteriormente, però vi lascio il video qui nelle schede. Era da tanto che non portavo questa tipologia di video e e spero di essere comunque costante con i video, ce la sto mettendo tutta, ci sto provando. Quindi spero che ci sia un grande supporto a questi video. Vi aspetto nei commenti, per fatemi sapere anche voi se avete iniziato queste serie, se vi sono piaciute, cosa non vi è piaciuto. Vi aspetto tutto nei commenti che vi leggerò e vi risponderò come sempre.
Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!